Però le zanzare non sono gli non so. unici artropodi e insetti che trasmettono arbovirus, perché gli arbovirus sono trasmessi anche da altre bestiacce. Le cose Esatto. più, la cosa, le cose più, più immediate che ci vengono in mente quando si parla di artropodi che trasmettono i virus alle zanzare sono le zecche. Esatto, le zecche, perché le zecche, a parte che le zecche in tutto il mondo trasmettono tantissimi altri patogeni, anche batteri, parassiti, protozoi, un po' di tutto, tra cui anche alcuni arbovirus. E questa è la zecca che abbiamo in Europa ed è soprattutto presente nel nord-est, nell'Italia, nell'Europa centrale, attraverso l'Asia e tutto. Ed è la zecca, al nome scientifico è Ixodes ficinus, mentre quello comune è la zecca, quella dei cervi, la zecca del capriolo, la zecca boscaiola, insomma, c'ha tanti nomi sta cosa. È quella che trasmette la malattia di Lyme, che è causata da una spirocheta, che è un batterio molto particolare, quindi non è un arbovirus, però sì, trasmettono anche la malattia di Lyme. Un virus che viene trasmesso dalle zecche, ce ne sono tanti, però gli arbovirus che vengono trasmessi dalle zecche, il più importante è quello che causa l'encefalite, trasmessa dalle zecche, si chiama proprio così, ed è un arbovirus simile al West Nile, alla dengue, ed è un virus che si trova nella selvaggina, quindi in animali selvatici. E la zecca ovviamente lo trasmette da un all'altro, però ovviamente la zecca si attacca anche a noi e quindi poi la zecca quando ti punge si attacca. Vabbè, lei chiaramente rispetto alla zanzara quando ti si attacca poi prima di qualche giorno non si stacca, lei sta lì a succhiare il sangue molto lentamente, poi piena lei decide di staccarsi, quindi è una bestia un po' diversa da zanzara. E tra l'altro ricordiamo che le zecche sono aracnidi, quindi sono imparentati con i ragni.